Cosa? Aurora è la nostra amica di oggi. Ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Aurora. Mentre ti sistemi, iniziamo con Aurora. Conto da 5 a 1, 5. Iniziamo, 4, 3, 2. Dimmi come la vedi. La vedo in una stanza, c'è lei, sua madre di fianco, uno specchio davanti, la figura riflessa allo specchio e il padre che digrigna i denti, che un po' gli scende la bava, rabbioso. Ti dà l'autorizzazione? Mentre me la dà, diventa una bambina, è spaventata. Si aggrappa tipo alla gonna della mamma. Vibrazione. Allora, mediamente vedo 27 miliardi. Oggi. Ha avuto molti sali e Picchi. scendi. Sì, è Questo istante andata anche quanto ha? sotto il miliardo. Oggi. Oggi intendi o in generale? Ah, lei ha molte sali e scendi. Oggi è andata sotto il miliardo a rievocare alcune cose. E nel momento in cui si proietta nel futuro, intorno ai 30 miliardi. Percentuale di consapevolezza. Cento PS. ventitré per cento, 39%. Vite. 1688. Cervello. 7.9. Ok, valori un po' scarsini, una discreta vibrazione. Monica, andiamo all'evento clou, quello che hai visto dall'inizio di questa esposizione di punti un po' vaghi. Andiamo lì. Dimmi quanti anni ha Aurora, cosa succede, chi c'è? È inutile girarci intorno, andiamoci subito. Allora, voglio precisare una cosa, che quello che ho visto io potrebbe anche solo essere un suggerimento, nel senso che la questione violenza lei non l'aveva minimamente inclusa all'interno dei punti. Io ho visto una violenza richiamandomi alla sessione di una cliente già avuta in precedenza, dove lei aveva avuto un problema sia di violenza generale, familiare, che di violenza sessuale. Ora io non me la sento di dire, visto che lei lo nega, che c'è stata una violenza sessuale, capito? Non me la sento di dire, però abbiamo preso nel segno vedendo la violenza a cui lei non aveva fatto minimamente riferimento e a vedere Ok. che tutta la sua vita è caratterizzata da tanta violenza. Il Che lei padre non che ha digrigna i voluto denti. minimamente accennare. Il padre, Ok. di fatto anche il fratello, io vedo, come se avesse sviluppato un tipo di violenza, magari anche diverso rispetto al padre, quasi più diretto contro se stesso, ma comunque grandissima violenza. Ok, chiamiamo nel cinema il padre, la madre, il fratello e se vuole l'amico di Aurora.
L'amico c'è e dice: so che adesso scoprirò l'origine della mia malattia. La mia personale origine della mia malattia. Mi fa vedere che c'è un forte intorbidimento dentro di sé, c'è molto fango, ed è come se lui dovesse ripulire, mi dice deve dragare. Finché lui non draga, non uscirà da questa sua malattia. Molta melma, molto fango. Comunque è in prima fila questo amico, perché aspira alla guarigione. Il fratello lo vedo quasi come uno psicotico, qua mi si presenta così, come se non riuscisse a stare fermo, ha degli scatti di movimenti e vorrebbe trovare pace. Lo vedo molto, molto traumatizzato da tutta la sua infanzia, sia dalla morte che ha assistito della sorella, del quale tra l'altro si sente lui responsabile, sia per le violenze del padre, per la passività della madre, perché voleva proteggere la famiglia e non ci è riuscito. La madre c'è, come la vedi, se c'è. Impotente. La vedo con delle mani nodose. Non è detto, che nella realtà sia affetta da artrite o artrosi, ma è come se lei nel profondo si rimproverasse di tutto, sapendo che non è riuscita a trovare la forza dentro di sé per riscattare se stessa e la famiglia. La vedo Il con un padre. rosario in mano. È una furia. Tipo pazzo, Ma viene? corre tutto intorno al cinema. È come attraversato da due forze contrastanti. Una è una forza estremamente distruttiva, come una furia che tutto deve distruggere. E L'altra è l'altra? la parte che lo sta conducendo al termine della sua vita ed è come se gli dicesse: adesso dobbiamo creare armonia, dobbiamo trovare anche noi pace. Ok, queste due parti come le individui? 70% io vedo che è la prima parte distruttiva. Ok. Un insieme di tutto, un insieme di PS, di piedi, interferenze, sia una che l'altra. Sì, è proprio demoniaca. Ma resta nel cinema. Non riesce a trovare un posto. Vabbè, può anche girare. Mentre gira. Ci risponde a queste domande. C'è stata una violenza sessuale ai danni di Aurora? Che lei ha rimosso? Secondo te me la puoi fare in un'altra maniera la domanda? Perché a questa domanda non mi risponde. Allora andiamo noi lì. Andiamo, se c'è, al momento di una violenza sessuale, padre e figlia. Allora, quello che io riesco a vedere, posto sempre che io posso essere condizionata dal mio mentale, è che a volte c'erano delle punizioni fisiche che potevano essere ambigue. Esempio. Tipo che la faceva Sculacciamenti un po'. deludare. Ah. E quindi la guardava. Sì, come cioè che non ci fosse.
è molto difficile, nel senso, quando si innesca questa forte violenza, è come se, cioè non ci, oddio, se mi aiuti a dire queste cose, Dimmi, dimmi. non ci fosse più un distinguo morale in niente, no? Perché la violenza diventa quasi onnipervasiva, no? Nella testa. Ed è una violenza, non so come dirti, generalizzata su tutti i fronti. È un volere del male alla figlia. Tu mi puoi aiutare in questo, Lucio? Abbiamo capito, non ti preoccupare. Va bene, Interferenze di Aurora, tanto il cinema resta lì, eh? Eteriche. La prima che mi fa vedere. Adesso non mi ricordo come si chiama, se è dei Fantastici 4, è quell'uomo roccia. Ok. Tutto di roccia, ecco. Che DNA ha? Questo appartiene al secondo universo. Poi. Poi mi fa vedere dei pulcini falconiformi, come se fossero dei falconiformi ancora piccoli. Una mantide molto grande, molto seduttiva. Disincarnati, vedo. Tre di L. Direi questo. Ok, due disincarnati, uno è quello che ha fotografato. Ok, Aurora, se vuoi, mi mandi su Messenger la foto, se vuoi. Così magari la metto nel video. Ok, chiamali tutti e due disincarnati così ce li togliamo. Quello della foto e l'altro. L'altro dove sta? Secondo me è sempre in questa casa. Sono legati alla casa o ad Aurora? Allora, quello che lei ha fotografato è specialmente legato alla casa. L'altro lo vedo un po' come se fosse legato a tutta la famiglia di Aurora. Vediamo un attimo, perché potrebbe essere il nonno a cui lei ha accennato, che faceva uso di alcol, un alcolista, dovrebbe essere lui, mi dico che è lui. In ogni caso, vedo che anche quest'uomo qua, che lei ha fotografato, era un uomo molto brusco. Lo vedo, per esempio, a rapportarsi con gli animali. Troppo Beh, era un uomo della regione brusco. in cui lei vive. Sì. Viveva in quella casa? Sì, però non di recente. Ok, lei ha per caso fatto questa foto, non sa neanche come, aveva il telefono in mano, è partita la foto, insomma, non ci interessa. Chi ha voluto tutto questo? La PS, la PE di Aurora o il disincarnato ha fatto in modo che? No, il disincarnato assolutamente no. La PS e la PE di Aurora perché vogliono in qualche modo farle Liberarsene. reintegrare, sì, anche il maschile in generale. Sempre molte figure maschili in questa vita. Va bene, e infatti tanti amici sono maschi. Va bene, portale aureo lo apriamo, mandiamo il signore della foto. E Sì. mandiamo. Sì.
Se ne va con delle Il no. pecore. Non alcolista ci sta. Vista la regione ci sta. Mamma mia, mi Chiudete. fa vedere che è proprio una tradizione di famiglia, di luogo, questo bere a dismisura, nell'incapacità proprio di riuscire a affrontare i problemi, la vita, le relazioni, se stessi, le difficoltà. Molto debole quest'uomo. Aveva ragione lei a dire che tutto sommato non era un uomo cattivo, però estremamente fragile. Ma questo è il nonno. Il nonno, sì, il nonno, questo sì. Ok, e il disincarnato che abita nella casa è andato? Sì, è andato con delle pecore al seguito. Ok. Non chiudiamo il portale aureo, lo lasciamo aperto e lo lasciamo in stand-by. Entità mentali. Quattro, seppellimento. Mi fa vedere Aurora stessa che scava una buca profonda. E dentro questa buca profonda mette tutte le cose che fa fatica ad accettare, però non la ricopre questa buca, ok? Quindi non è un completo seppellimento, non è una completa rimozione. Le guarda perché lei è lì in piedi e guarda quello che lei ha seppellito. Questo è il livello 4. Poi? Ho un livello 2 che è vanità, ma la vedo come se fosse una vanità. Allora, da cui lei ogni tanto si fa prendere, ok? E qua mi ricollego anche all'amantide. Si fa prendere nel senso che diventa anche un elemento centrale della sua vita, curarsi molto, molto, molto di sé e a tratti anche essere compiaciuta dei suoi corteggiatori. Ma questo è solo come se fosse lo strato più superficiale. Mi fa vedere con le sue unghie curate che lei gratta questo strato superficiale e mi fa capire che a lei non interessa questo. Questa è la 2, una vanità. Vanità tra Vanità. virgolette, ovviamente. Sì, Poi? tra virgolette, Ce ne decisamente. sono 2 o ce ne sono 3 di entità mentali? Quello seppellimento. 2. Allora, questo devo capire perché mi sta facendo vedere queste verdure qua, queste verdure, Cosa? questi Tu dimmi cosa frutti. ti Ecco, fa vedere. lei mi sta facendo vedere questi frutti ibridi, quindi la pesca mischiata all'albicocca, vedo il pompelmo mischiato a un mandarino. Questi frutti ibridi ed è come se lei volesse invece ritornare alla chiarezza. Aspetta un attimo, è come se lei avesse creato una specie di commistione di cose, di situazioni, ma in realtà lei vuole ritornare alla semplicità. Questa che cos'è? Un'entità mentale? Sì, perché me lo dà proprio come mi fa vedere questi frutti ibridi e
e sento il suo intento che è quello di ritornare alla semplicità, alla chiarezza. Livello? 4. Poi? No, basta, c'è vanità, questo ibrido, c'è il seppellimento. Pianti. C'è come una specie di quasi corona di spine, no, ma più filo spinato, scusami, non tanto corona di spine, filo spinato stretto stretto In testa. intorno alle tempie, sì, alla testa, sì. L'ha messo, a cosa serve? È un modo che lei ha, come dirti, anche forzato di rielaborare tutto il suo passato, che però le provoca comunque molto dolore. Le provoca, è una ferita sempre sanguinante. E nonostante questa sia una ferita sempre sanguinante, è come se lei dicesse ormai è parte di me, infatti la vedo proprio conficcata in profondità, no? Questo filo spinato. Cioè lei si sta convincendo che in qualche modo, Fa parte di lei. sì, fino a un certo punto se ne può liberare, fino Poi? a... Altri impianti? Mi fa vedere alla gola come se lei riuscisse ad esprimere solo una parte di quello che veramente vuole esprimere. Me lo fa vedere i polsi. Lei ha molto paura di essere ammanettata e di fatto etericamente lei lo è. Specialmente vedo la manetta al polso destro. A che serve? È come se le sue entità, sia mentali che eteriche, le volessero creare una situazione di dipendenza, che è la stessa dipendenza che la madre ha avuto rispetto al padre. Lei sta cercando di agire in modo da non avere questa dipendenza economica. Lei gioca soprattutto sull'aspetto economico, di non avere la dipendenza economica. È come se più non lo volesse, più etericamente lei ha una dipendenza rispetto alle figure maschili. Altri? Vedo i piedi, vedo che non le consentono di fare la strada che lei vorrebbe. Non se la fanno Come un li po' vedi? inciampare. Come li vedi gli impianti ai piedi? Sono delle pietre conficcate sotto la pianta dei piedi. Va bene, altro? C'è qualcosa secondo me relativo anche alla zona genitale, come un piacere trattenuto, come difficoltà a vivere completamente il piacere. Ricordami un attimo, il filo spinato in testa è un impianto eterico o mentale? Mentale, mentale. No, non direi. No. Ok, Aurora vede tutto questo. Nel cinema vedono tutto questo. Il padre come reagisce al momento, a fatti che poi sono della figlia, perché... Vedo che si dà dei pugni in testa. Bene. Andiamo tutti insieme, cioè andiamo con Aurora, ma di conseguenza anche con quelli che sono nel cinema, che magari questa parte non la vogliono vedere, quindi se ne andranno. Andiamo all'incidente della sorella. Chiamiamo la sorella, ha 5 anni. Viene investita da un camion guidato da un ubriaco. Un paese lontano da questo, non diciamo quale. È inverno, c'è la neve, c'è il ghiaccio, c'è lo slittino, i bambini giocano per strada. Sembra un film.
Insieme a lei c'è il fratello di Aurora, e Aurora non vede nulla, non è presente. Forse è troppo piccola, penso, no? Così, no, più grande. Sì, più Vabbè, grande, comunque non c'è, non c'è. poco più grande di lei. Iniziamo con la sorella, chiamiamola come disincarnato. Viene portandomi in mano una pianta con sopra tutta la rugiada congelata, con la brina. E mi dice: questo qua è il progetto di tutti noi, Brina. Ci spieghi. Allora, mi fa vedere quanto è importante il fatto che lei sia morta mentre faceva freddo, così, che c'era la neve e che lei appunto era su questa specie di slittino. È come se fosse importante la questione proprio della freddezza, della durezza, della rigidità. La freddezza e la rigidità, infatti, per esempio, che incarnava il padre, diventava poi violenza. Come se ci fosse proprio una freddezza, questo freddo familiare, come non, Sabrina. sì, non si poteva realizzare l'amore. L'amore è calore. Lei mi porta questo freddo. Ok, la sorella dov'è adesso? Legata a qualcuno, alla terra, sulla terra? Al fratello. È legata al fratello, perché? Mi dice che dovevano morire tutte e due e che lui non ha mantenuto quel patto. I maschi sono sempre traditori, dice. Vic, la sorella. Vedi. Ah già, che eravamo qui per capire questa dinamica di violenza. Non me la devo prendere con i soggetti maschi, anche mia sorella. Allora, mi fa vedere come Aurora stia cercando di riscattare queste figure maschili. Sia padre che fratello, che comunque non sono complessivamente delle figure positive, cercando appunto adesso di avere molti uomini nella sua vita. Però comunque continua a ricevere in una certa misura delle delusioni. Vuoi perché trova molta superficialità in questi uomini, trova opportunismo, trova secondo fine. Molti li vede non puliti. Ma questo chi è, Vedo che Aurora o la sorella? Aurora. Aurora. E la sorella l'aveva vista nel fratello, perché il fratello in teoria mi dice che dovevano morire insieme, poi invece lui si è sottratto. Va bene, la sorella prende una Vic, Sì. vibrazione, informazione, consapevolezza. In informazione c'è tutto. Tutto vuol dire che non esiste la morte, non esiste la nascita, non esiste doveva morire, è tutto un gioco, che lei non dovrebbe stare qua, che lei ha fatto l'esperienza di venire qua, vivere 5 anni e poi morire, questa era la sua esperienza. Non c'è un fratello che aveva detto che doveva e quindi adesso lei deve avercela con gli uomini, non c'entra niente tutto questo. Nella Vic c'è questo, c'è la consapevolezza. Se la prende, la prende con cognizione di causa e inizia a parlarci. Diversamente, se ci continua a parlare con questa cosa del fratello che doveva venire con lei, non l'ha presa perché non ci sono alternative. La vuole Allora, prendere mi fa o no? vedere due colonne, una mask e l'altra femme, e mi fa vedere l'energia maschile, cioè la parte eterica, l'energia femminile, la parte animica, e mi fa vedere
come a corollario ci siano una serie di caratteristiche. Nell'energia maschile c'è la forza e questa forza in negativo si può declinare in violenza. Mi fa vedere che loro devono comprendere questo aspetto qui, che la violenza può ritornare ad essere forza e che non è un attributo dell'energia maschile, ma non dei maschi, degli uomini. E che loro in queste esperienze di vita dovevano capire questa dinamica qua. Ok. Mi fa vedere come un vortice. Presa la Vic. Cosa dice adesso l'Aurora? Anzi, si stacca dal fratello. Sì. Adesso vedo che allora, siccome il fratello faceva tutti questi movimenti a scatto, era seduto, ma faceva tutti questi movimenti a scatto, un po' appunto come ti dicevo, un po' nevrotico, un po' psicotico, no? Vedo che la sorella le accarezza tutto qua il contorno delle spalle e delle braccia come a calmare questo movimento. Ed è vero, si calma il fratello. Perché è come se si attenuasse il suo senso di colpa. Si è staccata dal fratello? Sì. Prima di andare nel portale aureo, che difficile sta cosa, mamma mia. Prima Lo di andare so. nel portale aureo, dica una cosa, se vuole, alla sorella e al fratello. Siamo qui per imparare l'amore e la libertà. Adesso l'ha capito, Sì, lei sì. no? Ok, la facciamo andare nel portale aureo allora. Quindi disincarnato in casa, l'altro disincarnato collegato a lei e la sorella sono andati. Vedo che le lascia un nastro azzurro, un nastro di raso azzurro da Aurora. Perché Perché? è come se volesse aiutarla e aiutando se stessa, perché comunque lei ormai ha già compreso delle cose, a risanare tutta questa questione complessa con il maschile. Ok. Chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Aurora, li facciamo andare subito nel portale aureo, mi dici solo quanti sono. 64. Ok, c'è qualche parente che vuole dire qualcosa, qualche nonno? Una nonna che credo I sia quattro la. nonni. Sì, però chi vuole dire qualcosa è la nonna paterna. Quindi la madre di questo padre violento. Cosa vuol dire? Aspetta, perché questa frase non la capisco. È nel grembo la rinascita e la rivincita. Dunque, aspetta, perché è come se lei si rendesse conto dei due piani, cioè un piano è quello che lei dal suo grembo ha partorito e poi cresciuto un uomo di tal fatta, quindi così rude, così violento, no? Così insensibile, così duro. Ed è come se invece adesso volesse generare l'amore, l'accudimento, l'affetto. Va bene, il messaggio l'ha lasciato la nonna.
quattro nonni possono andare, chiamiamo anche i due figli che, diciamo, Aurora non ha voluto. Tutte e due vengono, non ti preoccupare, eravamo solo pie e avevamo deciso questa esperienza. Insieme a Vabbè, non te, ma devono. eravamo solo pie. No, possono andare nel portale aureo le pie. Quindi le mandiamo e chiudiamo il portale aureo. Lungo capitolo disincarnati finito. Bene. Nel cinema ci sono i figli di Aurora. Vedo che vengono con il padre, accompagnati dal padre. Va bene. Cause esoterica o comunque considerazioni riguardanti la sua empatia e il suo anticipare gli eventi. A me risulta che aveva in una qualche, anche se era piccola, magari può non ricordarlo, in qualche misura aveva anche anticipato la morte della sorella. Quindi è fin da bambina che lei ha questa dote, questa empatia. Lei ha un'empatia molto forte anche perché ha sofferto veramente molto nella sua vita. E quindi vedo anche le persone in qualche modo la agganciano perché sanno che lei è così. Che lei ha questa predisposizione a comprendere la sofferenza degli altri. Infatti, spesso persone travagliate, vuoi di salute, vuoi come storia personale molto difficile, si agganciano a lei. E su questo deve stare un po' attenta, perché vedo che qualcuno proprio ci tende proprio troppo a assorbire l'energia. Deve imparare a dire dei no. Ok. Ah, Anticipa i scusa una venti. cosa, mi dice Dimmi. che deve fare la pulizia del suo affittacamere, pulizia energetica del suo affittacamere. Bene, lo faccia. Lo facciamo alla fine. Va bene. Ma tu dici tutti i giorni? Nel senso, quando qualcuno lascia la casa, o la facciamo adesso? Dunque, lei, allora adesso noi possiamo fare una pulizia approfondita, poi ogni volta che i clienti lasciano la camera, lei può trovare un suo modo per effettuare questa pulizia energetica, che può essere per esempio solo anche bruciare della salvia sclerea, ma qualunque cosa, o anche solamente il suo intento, quello che lei desidera. O se le piace una particolare musica, che può essere, che ne so, la musica del violino, eccetera, farla andare per un po' in quella stanza, però farla la pulizia energetica. Le facciamo rifare anche alla fine, non mi dimentico. Ok, senso di rifiuto, causa esoterica. Beh, dopo tutto quello che abbiamo detto. L'evento X. Io vedo tanti eventi, cioè io lei la vedo quasi terrorizzata al punto da farsi la pipì addosso, no? Proprio anche perché c'erano anche magari dei momenti, come dirti, attesi, però non sapeva esattamente quando sarebbero successi, di esplosione di rabbia del padre. Non poter fare più di tanto affidamento sulla madre, per cui ovviamente, anche se c'è nella sua volontà di ricostruire le relazioni, di ritrovare la bellezza, nel fidarsi delle persone, per lei non è facile, perché lei non poteva fidarsi né della madre, che più di tanto non li proteggeva, né del fratello, ovviamente tantomeno del padre. Causa esoterica del trovare difficoltà in tutto. Adesso qua lei mi rimanda l'entità mentale seppellimento, però insomma rimane valido tutto il quadro che abbiamo visto, no? Quindi lei è come se avesse tutte queste sue difficoltà, questi suoi traumi, questi dispiaceri, li ha messi lì in quella buca, ok? Non li ha né sotterrati e neanche
come dirti, decomposti, trasformati. E quindi questi vanno sempre a creare un ostacolo, una difficoltà, un rallentamento, una pesantezza, anche se lei davvero vedo che si sforza per far andare le cose in una direzione più luminosa, però finché lei non ripulisce quella buca lì, è più una parvenza quello che fa. Cosa vuole fare? Anzi, no, vediamo la fiamma. Esiste la fiamma o la fiamma grezza? Allora, onestamente al momento non la vedo. Non la vedo perché vedo che lei si deve prendere profondamente cura di se stessa, come tutto l'amore che non ha ricevuto, deve trovare la fonte di questo amore che è dentro di sé. Dopo questo, io vedo che cambia completamente il suo contorno di conoscenze e di amicizie. Quello che Quindi non c'è. dimostra, io adesso no, non la vedo. Quello che ti mostra? È lei che si praticamente tocca il petto e nelle mani ha delle pepite d'oro. Vedo che lei riuscirà presto a trovare dentro di sé una ricchezza e delle risorse così in profondità, proprio una miniera d'oro, mi dice, che lei tanto desiderava, ma a cui non era ancora riuscita ad arrivare. Ok, le miniere d'oro, cioè le pepite d'oro sono le fiamme. La fiamma. Dunque, allora, me le fa vedere come i suoi strumenti per affrontare se stessa, tutto quello che ha vissuto e a vivere nella gioia, nonostante tutto il dolore che ha avuto, queste pepite, cioè, non so, sono la sua gioia interiore, come se lei proprio scoprisse che esiste una fonte di gioia interiore, che poi si proietta verso l'esterno e che tutto trasforma, che tutto cambia. No, no, ho capito. Sono alla ricerca della fiamma, queste sono le i figli. No, è se stessa. Se stesso. E questo ritrovare se stessa in questa modalità di così profonda gioia, vedo che poi le trasforma tutto l'esterno. Va bene. Aurora, cosa vuole fare? Vuole andare al cluster? Vuole cambiare tutto? Vuole togliere questi contratti? Questo comporterà poi dei cambiamenti nella vita reale, un'azione, un ragionamento, non affrontare i propri problemi oppure lasciamo tutto così com'è? No, no, mi ha già portato al cluster. Mi fa vedere tanti fuochi fatui. Quelli sono i suoi contratti. Fuochi fatuis, per chi non lo sapesse, sono delle fiammelle che una volta venivano fuori dalla terra dei cimiteri, da cui uscivano i gas di decomposizione dei cadaveri, no? E non so per quale motivo si accendevano e quindi insomma venivano associate anche a, non so, ai spiritelli, cose così. Vabbè, sono delle fiammelle. Quante? Più o meno delle sue vite. Di qualcuno in più. Sì, perché alcune sue vite vedo che aveva anche due o tre contratti. Quanti sono questi contratti?
1948. Li vuole tenere? Assolutamente no. Li Allora, sta può proprio simboli. Sì. respingendo tutti, riunendoli al centro, quindi fa un unico grosso fuoco fatuo. Vedo che lei mi dice: adesso non ho paura del fuoco, non voglio avere paura del fuoco, né del fuoco fatuo né della fiamma, perché lei aveva un po' di paura in verità della fiamma. E butta questo unico fuoco fatuo con il palmo della sua mano destra dentro al portale aureo, dentro, scusami, al portale definitivo. Ottimo. Creiamo. Lei crea le informazioni per creare un ad aeternum. Le ha. Lo crea, ne crea 1, 2, 3, 10, 100, 1000 e lo lascia qui nel suo cluster. A guardiano della situazione. Vedo che si gira verso i figli mentre li fa. Ci piace giocare con i colori, facciamoli di colori diversi. Vedo che usa il verde, usa il giallo. Ne fa tre, dice uno per voi due, una per me, tre come noi. Basta. Il Sì. posto è messo in sicurezza, diciamo. Sì, completamente. Bene, allora andiamo all'avatar. E concludiamo il lavoro. Lo conclude lei, ci va lei, se vuole. Lei può sempre dire, va bene, mi fermo qui, lasciamo stare l'avatar. Se vuole lo può fare. Non siamo noi che le diciamo di fare le cose. È lei che ha intenzione di farle. Me lo fa vedere come una, sempre di legno, però come una ballerina dei Carillon, no? Quindi che, come se non avesse una reale, no? Autonomia di movimento. Effettivamente questa era forse la sua paura principale, no? Di non potere lei veramente, ma di essere dipendente. Vuoi per i legami che ha creato nel passato, vuoi perché ha paura di somigliare alla madre. Ok, ma lei adesso è fortissima, eh? La vedo anche come se fosse molto muscolosa, molto vigorosa. Quindi proprio in un unico gesto ha portato via tutto, scrivania, computer, questa ballerina avatar. E ha scaraventato tutto dentro il portale definitivo. È brava, Benissimo. sembra un po' Wonder Woman adesso. Anche qui metto un ad aeternum. E ora che li sa fare, può metterne uno per ogni camera della sua, del posto in cui lavora. Carina, ho visto che ha strizzato l'occhio ai figli, si gira sempre verso i figli. Ha fatto l'occhiolino. Ecco, sì, questa cosa proprio la desidera fare. Vedo che in una camera sceglie di metterla proprio sul letto, sulla testiera del letto, cuscino, cose del genere. Ok, vedo agli specchi, la mette. Alcuni angoli, vedo anche su un balconcino, mi fa vedere. Molto soddisfatta di questa pulizia. Molto bene. L'ha messo anche nella casa, dove adesso sono i bambini del papà. Se ne metta uno anche nella sua. Nel posto in cui è andata questa mattina. Che no. Questo per darle comunque l'esempio che può usarli. Può gestire il suo presente, facendosi seguire dalla sua alta frequenza, dalla sua alta vibrazione, che sono questi soli che lei emette nella sua giornata, nel posto in cui vive, lavora, passa il tempo, a
adesso per il suo compleanno andrà da un'altra parte con gli amici, se ne mette uno lì, nel posto del suo compleanno. Sì, mi ha fatto vedere che li ha messa negli spogliatoi. Sì, nel Va bene, gruppo di nuova. viaggi al centro. Qualunque tipo di interferenza c'è ancora? No, non c'è più nulla. Nuova frequenza, vibrazione. 194 miliardi. Nuova consapevolezza. 200%. Yes. 49%. Vite precedenti. 694. Però quasi un terzo. Capita raramente di ridurle così tanto, perché l'ha fatto? Una sequenza di vite fatte di violenza molto ripetitive. Cervello e quindi capacità medianiche, lei che anticipa gli eventi. 12. Ah, due colpi di scena. 12 è aumentabile. Dodici è tanto, Nel breve no. No, 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 no. Cioè mi dice che perlomeno per un anno rimane più o meno così. Vedo che in lei potrebbero sorgere degli interessi per approfondire ulteriormente queste sue facoltà medianiche, a livello di proprio studi. Vedo che guarda dei libri, guarda dei video, parla con delle persone. Però vedo che ci mette tipo un anno per spostarlo da 12, potrebbe poi andare nel tempo anche a 14, vedo. perfetto. Cinema. L'amico malato cosa fa? Lo vedo pensieroso, I meditabondo, mi figli dice. cosa fanno? E ne vedo in particolar modo uno che, non so, mi fa vedere un sorriso carino, un po' discolo, hai capito? Vedo che applaude forte le mani, veloce, birchino, carino. Il padre, se è ancora lì. Lo vedo composto, ha seguito tutto quanto, rispettoso. Non male, La però di madre. sicuro non è l'uomo per lei. Non la vedo molto diversa da prima. No, come non è l'uomo per lei, in che senso il padre? No, scusami, il padre dei figli io parlavo, eh. Ah, Ah, il ok. padre dei figli, sì. Non Il padre di lei invece? so, mi dice una cosa strana, devo andare al cimitero, cosa simile. La madre di lei? Circa come era all'inizio. La vedo molto commossa, però io in questa vita non credo che lei riesca a fare uno scatto. Facciamo una considerazione sul cinema e sul suo significato. Non puntate tutte le vostre carte della vostra sessione sul cinema. Il cinema dà una fotografia di quelli che sono i viventi della vostra vita e del loro grado di consapevolezza. Chiamarli non significa che facciano un salto di consapevolezza, non hanno chiesto questa sessione, infatti noi non facciamo nessun lavoro su di loro. Li invitiamo, guardano e poi se ne vanno e fanno quello che vogliono. Quindi aspettarsi dei risultati, no, non va bene, non lo può fare nessuno, non è che noi non lo facciamo, non lo può fare nessuno, ognuno ha il suo percorso, ne facciamo solo una fotografia, è anche tanto tempo tolto alla sessione, in questo caso di Aurora. Messaggio finale di Aurora a se stessa, PS e PE, in
al banco degli imputati. Hai scelto un nome giusto, Aurora. Potevi anche scegliere Gioia. Sentirai sgorgare dentro di te questa gioia. Sentirai come il sole nella tua vita, mano a mano, si alza sempre di più e illuminerà ogni tuo giorno, ogni tuo pensiero, ogni tua azione, ogni tua scelta. Ah, che bello, vedi? Mi fa vedere che ha scelto il sole, che tra l'altro è il classico emblema maschile, no? E mi fa vedere come diventa un elemento assolutamente positivo, di forza, forza nel senso di coraggio, forza nel senso buono del termine, e che la supporta proprio nella sua vita, nelle sue scelte, nella sua autonomia e indipendenza a cui lei tiene tanto. Al momento Questo mi. giusto arriva la fiamma, dice. Visivamente come la vedi? La vedo proprio con dietro il sole. Mi fa vedere lei in piedi, tipo su una scogliera, e c'è il sole dietro, quindi come se non riuscissi neanche a percepire chiaramente i suoi lineamenti. Tanta è la luce da dietro che la illumina. Sento più che altro la sua forza, la sua grande energia. Sì, C'è ancora il progetto Brina? C'è ancora la Brina? Fatto. no, c'è il sole, sarà sciolta. Va bene, abbiamo finito.